50. Esposti vedrete un centinaio di pezzi, gli altri sono o a magazzino oppure in giro per il mondo per mostre d'arte, fiere di design, fiere di settori. La struttura che ci ospita era in principio un magazzino di cambi, ma qui cedo subito la parola all'architetto che sicuramente saprà illustrarvi la ratio del progetto meglio di me. Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare per i complimenti il dottor Licitra, che è nipote di Gio Ponti, architetto che io amo moltissimo, e anche per tutti gli effetti, perché i miei genitori sono conosciuti nella Montecatini che ha fatto il nonno, se possiamo dire così. Per cui sono molto legato agli architetti milanesi di quel periodo, con Magistretti, Castiglioni ed altri. Gio Ponti era un genio, ci ha regalato uno degli edifici più belli che ci sono a Milano, che è il mio viso, che è Pirelli, e per cui è giusto essere grato, perché ha fatto delle opere meravigliose. Pirelli, secondo me, è uno dei edifici più belli al mondo, tuttora. Non è altissimo, questa c'è la sfida, ogni anno c'è il grattacielo più alto del mondo. È importante perché è bello, poi può essere 50 piani, 70, 100, ma non cambia nulla. Adesso non so cosa vi posso raccontare, perché sono il progetto ha preso 2 anni di lavoro, 2 anni della mia vita, spero che siano stati ben spesi dei miei collaboratori, e anche poi con la collaborazione preziosissima di Valerio Pumetti, l'ingegnere, che oltre ad essere un eccellente designer, anche un grandissimo amico. E quindi raccontarvi tutto l'excursus progettuale rischia di diventare lungo e noioso. No, invito a osservare il video che scorre qui, vediamo alcune delle immagini dei lavori di trasformazione dal vecchio magazzino ricambi nell'attuale struttura, mentre invece sopra vedete immagini della costruzione di tutto il quartiere generale della Cimbali avvenuto tra il 1961 e il 1962, poi inaugurato nel 63. Il percorso museale è stato suddiviso in 6 sale, ogni sala prende analisi circa 10 o 20 anni del passato secolo. L'obiettivo è quello di ricostruire in maniera organica ed esaustiva non solo l'evoluzione del design e della tecnologia della macchina per caffè, ma anche e soprattutto l'evoluzione del lifestyle, del modo di consumare il caffè e dello stile di vita delle persone.